poi anche dal movimento degli indignati di Roma, sulla scia degli indignados che stanno organizzando proprio questa 2 giorni chiamata Piazza Pulita, che si terrà nel fine settimana nella capitale. Aspettano tutti i cittadini indignati appunto al corteo che si chiamerà Camminata verso l'Assemblea, che partirà da Piazza della Repubblica e arriverà a Piazza San Giovanni, dove inizierà questa Assemblea Popolare. Questa è nella giornata di domani, poi il 10 e l'11 le manifestazioni, che sono partite da un appello firmato tra gli altri dal premio Nobel per la letteratura Dario Fo, che abbiamo il piacere di ospitare su queste frequenze, al quale diamo il buonasera e benvenuto. Buonasera. Eccomi qua. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. E grazie soprattutto della sua disponibilità. Ma figuriamoci, è un dovere davvero. E per noi è un piacere poterla ospitare, poterle porre subito la prima domanda, perché con lei vorremmo partire proprio da un punto, perché si stanno creando tutti questi movimenti, gli indignati di Roma sulla scia degli indignados in Spagna, si torna a parlare, a mettere anche forse in discussione, almeno questo ci chiedono i nostri radioascoltatori, la parola democrazia. Quindi chi meglio di lei può spiegarcela, importante. Che cosa vuol dire la parola democrazia? Che cos'è la democrazia oggi? Beh, da una parte è coinvolgere tutti e informare e informarsi, e soprattutto essere presenti nei momenti in cui bisogna veramente mostrare la faccia e mostrare il proprio impegno. Ecco, questo è la democrazia. Far parte di una società di persone vive. Questa descrizione che dà della parola democrazia chiama in causa anche tutti coloro che, non solo che sono all'ascolto, ma tutti coloro che poi la democrazia la vivono, cioè tutti noi. Certo, ma è importante quello che sta succedendo oggi. C'è da parte soprattutto dei giovani un nuovo linguaggio, un nuovo modo di porsi, e soprattutto l'aver capito che non è con gli atti di piccola o media violenza e di grinta e di casciara che si risolvono i problemi. I problemi bisogna risolverli con una presenza attiva, e soprattutto capendo qual è la situazione che c'è intorno, capendo con chi abbiamo a che fare, che razza di governo abbiamo addosso e quanto sia meschino il modo di portarsi avanti, e incosciente. C'è un vuoto di ragionevolezza. Mi intorcico anch'io in questa parola così semplice. Ad ogni modo, la ragione, ecco, di ragionevolezza, è il problema di aver coscienza della dimensione della ragione. Questo è il fatto nuovo, straordinario dei giovani. Lei, dopo un periodo di silenzio, perlomeno rispetto alle cose politiche italiane, ha ritenuto in questi giorni di riprendere la parola, di farsi sentire e di rivendicare un ruolo che i giovani hanno nell'affermare la democrazia. Certo. Utilizzando anche nuovi mezzi di comunicazione che agevolano questo tipo di rapporto. Beh, non è facile avere la possibilità di attingere a dei mezzi altamente popolari. Certe volte bisogna arrampicarci e aspettare, e come in questo momento, avere l'occasione di entrare in pista. Certo che quello che noi vediamo è la difficoltà, soprattutto per i giovani, di potersi proprio affacciare e avere gli spazi per poter realizzare i discorsi. Lo vedo nel teatro, ci sono dei giovani con delle qualità straordinarie che incontro, mi mandano dei loro testi e dicono della difficoltà di avere gli spazi dove agire e soprattutto farsi ascoltare. Perché? Perché abbiamo a che fare con una società la quale ha spento completamente la cultura, e il soprattutto il gioco più importante della cultura, la satira, il grottesco, il paradosso, insomma la fantasia più alta che può esprimere un popolo. Ecco, spesso si parla, l'abbiamo visto noi nella nostra città con magari l'occupazione del Teatro Valle, l'abbiamo visto certo. Con l'occupazione anche di alcuni edifici a San Lorenzo, mi riferisco insomma soltanto alle ultime vicende, di come la cultura, lo spettacolo in questo caso, molto spesso però sia legato o si senta legato, porti avanti comunque delle ideologie che di fondo sembrano essere anche politiche. È giusto, certo, a suo avviso, mischiare la cultura con la politica?
Ma la cosa chiara è che noi abbiamo un governo che aborre proprio la cultura, sente subito vibrare le meningi in senso negativo, si arriccia proprio come un riccio, è il caso di dire, davanti a ogni momento che sia il significato di intelligenza, di creatività, di gioco, di fantasia e via dicendo. Tant'è che noi siamo in un momento in cui, a differenza di quello che succede in tutti i paesi, i teatri si spengono, le luci del teatro proprio si spengono. Io ho fatto un calcolo a Milano, per esempio, rispetto a quando ho cominciato a fare il teatro, c'era un certo numero, delle sale piccole, medie, intermedie, fatto sta che la bellezza di 8 teatri importanti sono spariti, non ci sono più, e questo perché la città è ingrandita, la popolazione si è raddoppiata, e poi di fatto hai delle città dentro la città che non hanno teatro. Questo è un segnale molto negativo. L'ultimo segnale. Bisogna battersi davanti. Questa lotta per il teatro di Roma veramente è importantissima. Bisogna cercare di vincerla assolutamente. Non permettere che venga cancellata. L'ultimo segnale è l'abolizione dell'ETI. Ecco, anche proprio una macchina che ha anche funzionato, è stata anche a servizio della parte più retriva della cultura, ha agito dando denaro a chi era legata ai ministeri, gente che si diceva che aveva il letto già pronto nel ministero per poter essere presente in ogni momento. Ebbene sì, con tutto che è una situazione e un ufficio che bisognava buttare all'aria e ricostruire, però garantiva degli spazi. Com'è? Garantiva degli spazi, però. Ah sì, sì, è vero. Questo... Ma il fatto è che bisognava ricostruirlo, insomma, sì. Rimetterlo, dargli un valore, perché io conosco dei centri culturali negli altri paesi, non per parlare sempre bene degli altri paesi, ma che rispetto alla nostra ETI sono dei monumenti straordinari, attivi, intelligenti. L'ETI era veramente un carrozzone. Ecco, parlare di cultura, parlare di teatro in un momento di crisi economica, in un momento in cui stiamo vivendo un po' tutti quanti, soprattutto dalle dichiarazioni, insomma, di coloro che poi ci governano, spesso potrebbe sembrare, questa è la critica che gli è stata mossa, come un dato marginale, mentre sono arrivate anche delle dichiarazioni da parte di esponenti politici secondo le quali anche con la cultura ci si può guadagnare, ci si può vivere di cultura. Ma soprattutto una nazione come la nostra, con la storia che ha di dietro, la possibilità di approfittare e di far conoscere, perché la cosa è incredibile questa, noi abbiamo monumenti straordinari, storie, pittori, poeti, soprattutto musici, ma i musicisti di grandissima importanza, ebbene non ci preoccupiamo di farla conoscere, non dico agli stranieri, alla nostra gente, ai giovani, a coloro che stanno studiando in questo momento e che hanno un bisogno incredibile di affacciarsi al mondo che è stato creato da uomini straordinari nei secoli. Ecco, noi ieri abbiamo commentato qui in diretta nel corso della nostra puntata dell'atto di vandalismo che è avvenuto a Roma ai danni della Fontana del Moro al centro, sì, della nostra bellissima città, e commentavamo con il sottosegretario ai beni culturali, l'onorevole Francesco Giro, proprio questo: quanta necessità ci sia di cultura e di sensibilizzazione, magari con un discorso che possa partire sin dalle scuole per poter far rendere conto ai cittadini di quali valori hanno all'interno della città che poi vivono quotidianamente. Se io ho sentito un commento di un cinico ributtante, come lo diciamo, quale ha detto: beh, ci voleva proprio questo pazzo per farsi accorgere che abbiamo dei monumenti e che bisogna farli conoscere e soprattutto proteggerli. Ecco, abbiamo bisogno anche dei maniaci, degli scatenati per muovere un pochettino le coscienze, insomma. Senta, tornando all'iniziativa politica che parte da domani e poi sarà presente a Roma nei prossimi giorni, lei annette evidentemente importanza perché vi ha aderito.
Ritenete di formulare una specie di statuto della democrazia così come la intendete? Ma sì, bisognerebbe ragionarci per bene, soprattutto in questo momento in cui succedono delle cose veramente raccapriccianti a proposito di questi rifacimenti, di questa mancanza di coerenza, di serietà nel muoversi, nel proporre e nel coinvolgere la presenza. La gente è già da meravigliarsi del fatto che partecipino, che si muovano, che si rodano il fegato per quello che sta succedendo intorno, perché questo si arriva a fare, il disgusto per la politica. Tutto quello che succede è un atto criminale proprio verso la gente, perché l'allontana dall'attenzione e dall'informarsi e dall'entrare veramente in un atto, come si dice, in un gesto, in una dimensione di presenza e di partecipazione. Possiamo affermare che abbiamo due paesi, uno virtuale che è quello della politica, uno reale che è quello della gente. Certo, ma questo un giorno io spero che sia vicino, questi politici si accorgeranno all'istante che esiste anche un altro mondo che loro non hanno mai visto e non hanno mai capito, perché si arriverà a muoversi in un altro modo, in un modo inventato, io spero, e soprattutto senza realizzare casciare inutili, ma proprio con una presenza, anche queste manifestazioni dove vedi l'ironia, il grottesco, il gioco, la sensibilità dell'intelligenza. Ecco, queste sono le forme di partecipazione e di azione che bisogna aspettarsi e bisogna sostenere. Bene. Grazie. Grazie a lei, grazie. La ringraziamo molto. Grazie e complimenti, andate avanti, io sono sempre pronto a sostenere. Ci farà piacere di sentirla. Grazie buonasera. Professore. Grazie. Nobel per la letteratura, il professor Dario Fo, che ringraziamo, e noi siamo nuovamente giunti in prossimità della pausa, dunque ci fermiamo.